tutti! Ciao! Siamo ancora qui in casa per questi giorni in quarantena e quindi siamo sempre alla ricerca di nuove attività da fare. Oggi vi vogliamo consigliare un sito pieno di attività che potete fare a casa in questi giorni in cui bisogna stare appunto in casa e magari avete finito le idee e i giochi da fare. Allora, il sito si chiama Kiwi, comunque ve lo metto nel link in descrizione. E si possono scaricare tantissimi giochi da stampare. Normalmente sarebbero a pagamento, ma in questi giorni li hanno messi tutti gratuiti, perciò vi consiglio assolutamente di andarci e di scaricarli, perché ce ne sono di tantissimi tipi. E oggi io e Alissa ne faremo uno. Pronta a scegliere? Sì! Per esempio, un gioco che mi piaceva era questo, il Tangram. Si possono stampare queste forme e dopo ci si diverte a creare gli animali e altre cose. Bello questo, il gioco del dottore. Cosa si fa? Si ritagliano questi personaggi e poi si possono curare, ci sono delle cose da fare come per curarli. Oh, anche questo è carino, qui bisogna creare il proprio mostro. Sì, lo voglio fare. Allora, si stampano le facce, i corpi. E poi ognuno crea il proprio mostro. Facciamo questo? Sì. Ok, allora lo scarichiamo. Opla. Eccolo qua. Queste sono tutte le pagine con tutte le forme da ritagliare, da incollare. Pronti? Stampa! Che bello! Sì. Un altro carinissimo è questo della pizza, in cui si possono stampare tutti gli elementi per fare la pizza e dopo si gioca a creare la propria pizza. Però io ho preferito i mostri, perché anche se ho paura, comunque quei mostri sono simpatici. Sì, e poi noi i mostri ce li facciamo amici, così dopo non abbiamo più paura. Sì. Eccoli, stanno arrivando i nostri mostri da assemblare. Ciao Bia. Ciao Bia. Sei venuta a controllare la stampa? Sì. Perché a me mi piace vedere le cose che si stampano. Guarda queste bocche! Wow! Che bello! Via, affascinata dalla stampante. Ok, adesso ci servono forbici, dei fogli su cui incollare i nostri mostri e la colla. Dai! Sì. Ok, eccoci qui con tutto il necessario. Abbiamo stampato tutte le pagine con gli elementi per creare i nostri mostri. Qui abbiamo i corpi su cui incollare braccia, tentacoli, zampe, chi più ne ha più ne metta, la colla e le forbici. Che bocca hai scelto? Questa. Quella con le guanciotte? Sì. Proprio la più difficile da ritagliare? Sì. Provati quella che ho ritagliato io. Mamma mia, che paura. Taglia, taglia gli occhietti. Questo però è anche un modo per allenare la precisione nel ritaglio. Wow, guarda già quanti ne abbiamo ritagliati, Alissa. Sì. Tra poco possiamo iniziare le nostre creazioni. Sì, fammi ritagliare l'ultima ala e poi iniziamo, eh. Abbiamo ritagliato tutto. Guardate quanti pezzettini! Adesso ci possiamo divertire a creare i nostri mostri! Allora, questi grandi li possiamo direttamente lasciare sul foglio. Invece, per i corpi più piccolini, abbiamo questi altri fogli su cui incollarli. Ok, iniziamo. Io inizio dal mio mostro a forma di uovo verde. Vediamo un po' che bocca ti sta bene. Questa oppure... questa, anche questa mi piace. Sì, questa, dai. Dai, questa. Allora, io intanto ce li appoggio. Se dopo mi piace, li incollo. Così. Però questi occhi non mi piacciono. Il tuo è pronto? Sì. Vediamolo. Eccolo qui. Che simpatico, con un occhio solo. Sì, è molto carino. Ecco qui la prima creazione di Alissa, un ciclope carinissimo, però super simpatico. Io non mi metterei paura se arrivasse questo mostriciattolo in camera mia a salutarmi. E il primo è fatto, tra poco anche il mio sarà pronto. Allora, la bocca gliela metto qui.
E questo, ragazzi, è un gioco divertentissimo che potete fare tutti voi. Basta scaricare il file, ritagliare e poi divertirsi ad incollare. Ma sei velocissima a creare, io non ho ancora finito il mio primo. Aspettami un attimo. Ultimi tocchi ed ecco qua il mio mostriciattolo. Oh, che bello! Ti piace? Sì, molto carino. Anche lui è simpatico, Sì. Ma tu ne hai finito già un altro? Sì. Vediamo un po'. Eccolo qui, mi ha messo le zampe sotto perché mi piaceva già così. Ma è bellissimo, sembra un personaggio dei cartoni animati. Sì. Brava. Ok, ed ecco il terzo. Allora adesso anch'io ne farò uno con un corpo piccino sul foglio arancione, così siamo pari. È divertentissimo questo gioco, ragazzi, ve lo consigliamo. Un sacchissimo, è super divertente. Questa bocca mi piace un sacco. Con i denti di fuori. Mettiamo questi bei capelli alla moda. Mamma, dimmi se trovi la secondella di queste. Eccola di qua. Questi occhietti un po' malvagi. Ecco qua. E ora vediamo un po' che bocca posso metterti. E poi le orecchie le aveva qua sotto. È un mostro. E ecco qui il mio mostro. È carino anche lui. Ed ecco qui il mio. Ciao amico. Ciao. Dove andiamo stasera? Stasera andiamo a un bar mostriese. Ah, va bene. Ok. E poi dopo che abbiamo finito andiamo a spaventare qualche bambino? Perché non si spaventa? Aspetta che vado a chiamare gli altri. Ragazzi, c'è una bambina che non si vuole proprio spaventare. Venite ad aiutarmi. Sì, arriviamo, eccoci. Guarda che spaventosi che siamo. Ma come ride ancora di più? Tu sei quello che fa più ridere. È pure più carino. Tu sarai il mio nuovo amico. Immagini che uno di notte guarda. Che bello, sto dormendo. Invece è dal tuo dietro cuscino. No. Ciao. E ti comprai questo. Sarebbe bello. Sì, molto. Ne facciamo un altro? Sì. Dai, ultimo. Anch'io la pera. Io farò questo. Dei bei piedacci puzzolenti. Alissa sta facendo un altro ciclope. Ti piacciono proprio con un occhio solo, eh? Ecco qua, una bella bocca che ride. E per finire due occhi extra, così ci vede meglio. Ed ecco il risultato, il tuo? Eccolo qui. Bello, anche con le ali 3D, bellissimo. Ti sei divertita? Sì, ti piacciono? Sì, tantissimo, e mi sono divertita un sacco a fare questo gioco. Infatti ora ne voglio fare ancora. Allora dobbiamo andare a stamparne altri, ritagliare e poi ricominciare. Sì, mamma, mi piace troppo questo qui. Sarà il mio nuovo amico, cioè è troppo carino questa bocca con quest'occhio. Hai creato proprio un personaggio. Secondo me ci sarebbe bene in un cartone animato, ma anche loro, potremmo fare la squadra dei mostri. Sì, un giorno possiamo fare una storia. Oppure possiamo creare un fumetto. Prendiamo queste idee e poi le ridisegniamo e creiamo il nostro fumetto dei mostri. Sì, e poi ragazzi, se voi non avete una stampante, basta che li disegnate. Infatti anche quello è un altro modo. Uno disegna tutte le parti, le colora, le ritaglia e poi crea i mostri. Bellissimi, il tuo preferito ho già capito che è questo. Invece il mio preferito è questo. E pure questo però è carino, che ti fa così, vero? Sì. Vabbè, insomma, noi ci siamo divertiti, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio ed è un'attività che vi consigliamo. Vi lascio in descrizione il link al sito da cui potete scaricare i file stampabili. Ci sono questi dei mostri, ma anche tanti altri. Magari nei prossimi giorni ne proveremo qualcuno nuovo, che già ne abbiamo visto qualcuno che ci piace. Sì, tipo quello della pizza. Sì, e ce n'è anche uno in cui bisogna disegnare i vestiti sempre degli animali. Vabbè, comunque non vi diciamo niente, poi se faremo il video lo vedrete. Sì. Comunque, intanto ragazzi, noi vi salutiamo. Per oggi il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao e anche ciao da parte di tutta la squadra mostri! Yeah. E un bacetto speciale da parte di lui. Ma come si chiama? Gli hai dato un nome? Gigetto, ok, sì, dai, gli sta bene Gigetto. Gigetto e il Bancetto.
Ciao! Ciao! Ci getto il guancetto!